Allora, consigliere Giuseppe Vespoli, Giuseppe, sta avendo veramente grande successo questa iniziativa, ma a parte il successo, il grande significato e valore storico, culturale del recupero delle nostre radici. Questo è un modo particolare di Marco Quadro, è stata molto apprezzata. Certo, ciao Michele, saluti a tutti gli amici di questo Omnibus. Per Marco Quadro era un impegno e un dovere che il Comune e l'amministrazione voleva fare, naturalmente per suggellare la vita del famoso artista che ha vissuto per gli anni. Quindi naturalmente fa parte di Positano in Mostra, diciamo uno dei punti più alti di Positano in Mostra quest'anno, c'è una grandissima affluenza e aspettiamo naturalmente anche il professor Pignardi che comunque ci ragguaglierà anche sulla capacità pittorica e la vita. Va bene, grazie consigliere Vespoli. Come vedete ci sta un bel sottofondo perché ci sono veramente tante persone che hanno apprezzato questa mostra, i nipoti. Enzo, allora stai facendo un grosso lavoro di recupero. Prima mi stavi dicendo che la tua passione non è nata da oggi. No, è nata che avevo già 16 anni. Prima di tutto perché mia madre, tra le cose che faceva per fare soldi, per guadagnare all'epoca, perché sono cresciuto in una famiglia povera, no? E quindi, come tutti i positanesi lavoravi, ma i soldi del lavoro... Mia madre dipingeva, tra l'altro, quindi poi vendeva i quadri al corniciaio di Sant'Agnese. E quindi è nata già in casa. Il famoso corniciaio che conosciamo bene, aveva anche di lieto tutti, il corniciaio di Sant'Agnello, non so. E tu, stavamo dicendo, andiamo a te, questo che guadagnavi non lo spendevi a divertimento, mezzi e cose? No, io ho speso l'utile di una stagione di lavoro da bigliettaio della Fuga di Banco. La metà le ho spese per comprare un quadro. Quale quadro? Italiano, Jimmy James. Jimmy James. E quindi parto da lontano questa passione. Grazie Enzo, grazie. Ecco, veramente un momento importante qua. È stata apprezzata.